Ciao belli, bentornati su Il Punto di G. Io sono il vostro G ed oggi faremo cose molto fighissime. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi faremo cose molto fighissime. Prima di cominciare io sento effettivamente il bisogno di spiegarvi un pochettino cosa è successo la settimana scorsa, del perché non ci siano stati video e di come è cambiato il tutto praticamente anche per quanto riguarda il setup. Prima di tutto, come ho detto già in un video update, sto facendo il videomaker in uno studio di produzione della mia zona e è un lavoro effettivamente a tempo pieno, è un lavoro molto molto pesante, ovviamente non a livello fisico ma a livello di tempo impiegato, perché ho a che fare con strumentazione che non ho mai visto prima, tra cui, che ne so, luci da studio, fotocamere professionali / videocamere. Sto addirittura pensando di cambiare la mia videocamera per potermi adeguare a quella qualità. Ci vuole un po' di tempo, quindi capitemi, mi sto ancora assestando. Il fatto che oggi stia registrando di domenica alle 4 del pomeriggio è perché appunto sentivo la mancanza dello stare su YouTube e parlare con voi di roba tech. Punto numero 2, vedete che il setup è cambiato. Non c'è più il secondo PC, sto registrando con il primo PC, il PC principale, quindi Ryzen 9 5900X RTX 3080 32 GB di RAM, tranquillamente si registra, si stream, si fa quello che si vuole. E il secondo PC è appunto allo studio, perché con quello lì edito video, edito foto e altre cose, quindi da oggi in poi, quando ci saranno gli streaming, saranno fatti così, con il primo PC solamente, e ci sarà un setup molto più chiacchiericcio, pochi giochi, perché sinceramente parlando, senza il doppio setup vado a perdere prestazioni sul PC principale, mi dà fastidio. E poi sono riuscito a portarvi un piccolo regalino, e cioè questo. Guardate, questa qui è la gloriosa GT635 che è stata gentilmente donatami da un amico, e praticamente sono certo che con questa riusciremo a battere Saddi. Sì, Saddi, sì, ti sto sfidando ufficialmente. Basta cianciare e andiamo al vivo del video. Oggi infatti parleremo un po' di news riguardo le RTX 4000, perché sebbene le RX 7000 abbiano letteralmente sbancato con il loro prezzo per prestazione e soprattutto il prezzo in confronto a Nvidia, questa è la settimana dell'RTX 4080 che dovrebbe uscire il 16 novembre, dovrebbe essere disponibile dal 16 novembre, quindi stanno uscendo una marea di news al riguardo, per cui io sono qui su Videocards e sono qui per farvi vedere le news migliori del momento. Una tra tutte è il PCB della 4080, molto 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 identico, se vogliamo essere precisi, a quello della 4090. Vedete, praticamente rispetto alla 4090 magari ci sono delle fasi di alimentazione in meno. Quando voi vedete un PCB e ci sono questi pezzi così bianchi, è perché delle fasi di alimentazione sono state dissaldate da lì. Una 4090 ha praticamente questi buchi pieni e quindi riesce appunto ad erogare più potenza. Qui intorno invece ci sono, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 moduli di memoria GDDR6X da 2 giga ognuno, perché ricordiamo che la 4080, che all'inizio era fatta in due versioni da 12 giga e 16 giga, è stata semplicemente aggiornata, appunto è stata messa a 16 giga. Questo qui vi fanno anche vedere, poi vi dite che Videocards non è geniale, vi fa vedere, questo qui è il PCB della 4090, questo qui è il PCB della 4000, no, sì, questo qui è 4090, questo qui è il PCB della 4080. Vedete la differenza? Le fasi di alimentazione ce ne sono molte, molte, molte di più, ma la 4090 è una bestia, se per non parlare appunto poi dei vari moduli di RAM che sono sul PCB. Guardate poi anche come i condensatori cambiano, perché appunto ci deve passare meno potenza per questo PCB, meno corrente, tutto ciò che volete, quindi molto molto interessante vedere questa comparison. Facciamo poi qui un piccolo riassunto delle caratteristiche tecniche, e c'è anche qualcosina che salta all'occhio, cioè una RTX 4070 Ti. Questa RTX 4070 Ti, come molte persone avevano detto all'inizio,
era praticamente una, la 4080 da 12 giga, che poi Nvidia, vedendo il feedback molto negativo da parte della community, ha detto: ah cavolo, ma forse dovremmo un attimo rinominare questa 4080 e magari chiamarla 4070 Ti, perché nella versione Ti negli ultimi anni è sempre stata più o meno quella che nella fascia di prestazione è stato il best buy molte volte, tipo la 3060 Ti, la 3070 Ti erano degli ottimi acquisti, la 3080 Ti, però fondamentalmente una 3060 Ti e una 3070 Ti erano delle ottime schede per il prezzo al quale venivano vendute. E abbiamo qui praticamente un riassunto dell'unveil del prodotto, cioè quando il prodotto sarà svelato al mondo il 3 gennaio 2023, le review saranno disponibili dal 4 gennaio, il prodotto sarà lanciato il 5 gennaio 2023. Non sono molto d'accordo con questa politica, la politica del fare tutto in tre giorni, perché... se il prodotto, cioè significa che praticamente le review escono il giorno prima e il giorno dopo si mette subito in vendita il prodotto. Non c'è tempo, secondo me, poi in base a quando Nvidia spedirà questi campioni ai vari recensori, non c'è tempo di capire varie falle nel sistema, varie falle nel prodotto, ma ok. Sono molto interessato nel vedere le performance della GT, dell'RTX 4080, per un semplice motivo. C'è uno stacco di CUDA Core estremamente alto tra le due schede video. Per l'RTX 3000 non era così, perché la 3090 era circa la base, attenzione sto parlando di Founders Edition, era circa il 20% più potente di una 3080. Sulla carta la 4090 è circa, circa l'80% più potente di una 4080 a livello di CUDA Core, attenzione. Poi sono certo che a livello di performance pure lo stacco non sia così grande, perché altrimenti sarebbe veramente assurda come cosa. Però ok, 16 novembre 4080, 5 gennaio 2023 la RTX 4070 Ti. Non c'è che dire, nei prossimi giorni vedremo in effetti una bella guerra. Io sono comunque molto molto curioso di vedere delle recensioni serie dell'RX 7000, perché se si promettono le prestazioni che che AMD ha fatto vedere più o meno durante la presentazione, a quel prezzo, che è una 7900 XTX, è la metà di una 4090, beh, a quel punto potremmo in effetti avere delle belle sorprese. Parlando invece di prezzi della 4080, Micro Center conferma che il prezzo delle 4080 varierà dai $1,199 ai $1,549. Ovviamente, sfortunatamente, con la maggior parte delle schede che costeranno più dell'MSRP, ma qui abbiamo un riassunto. La Strix $1,550, la TAF $1,500, la Zotac Amp Aero $1,400, la MSI Supreme Mix $1,400. Ok, mi piace questa cosa, perché la Supreme Mix, che viene a costare solo, scusatemi, $1,400, meno della... anche della TAF. Ciò significa che Asus a sto giro veramente ha spinto su qualcosa di assurdo. Io ho visto le recensioni, ovviamente, delle 4090 Strix, tanta roba, però non è che vuoi pagare quei $200-$300 in più rispetto a una Founders. Ma va bene, fondamentalmente è solo la Founders che farà costare i fantomatici $1,179, se non erro, di MSRP, forse, se tutto andrà bene. Per il resto, questi qui sono i prezzi da rivenditore di Micro Center. Personalmente parlando, pagare $1,500, che poi da noi in Italia saranno comunque €1,700 per una 80, mi sembra un po' una follia. Questa è una critica che faccio un pochettino a, come si dice, a tutta la community PC. A me piace avere l'ultimo componente, il più potente di tutti. A me piace avere magari quel vantaggio del 2% sull'80% della popolazione mondiale, per il semplice gusto di avere qualche numero in più. Però qua sono soldi, cioè sono parecchi soldi. E sono certo che comunque
anche Nvidia ci abbia giocato su, dicendo durante il lockdown, però il famoso periodo buio dello shortage di semiconduttori, vi siete comprati le 3070 a 1500 euro. Noi adesso vi stiamo mettendo delle schede che vanno più del doppio di quelle allo stesso prezzo. Perché vi lamentate? Ad ogni modo, ci sono anche delle news interessanti sulla 4090. La 4090 al momento è la scheda video più potente al mondo per quanto riguarda l'utilizzo consumer. Metto più virgolette perché chiamare una 4090 consumer mi sembra un pochettino tanto. Dice, decisamente non è una scheda da gaming, anche se è in grado di giocare a prestazioni elevatissime, ma sono certo che molti di voi avranno visto sicuramente questa scena. Questa che cos'è? Questa è la Galaxy RTX 4090 Boomstar, l'ultima uscita di casa Galax, appunto. Una scheda, una 4090 tutta bianca, molto molto carina. Personalmente parlando, mi piace lo stile utilizzato perché è molto anime, molto molto figo in effetti, con tutta questa cristallizzazione qui, c'è questo effetto cristallizzato. Ovviamente c'è una staffa inclusa. Bella, bella, bella. Non so se sia veramente per qualche anime in particolare. Il tema della Boomstar 2022 sono i cristalli. Un po' come la Palit Game Rock. Ah sì, ovviamente la scheda video di Palit. Solo che è in bianco. La scheda ha un backplate custom con un grande logo Boomstar e i loghi, va bene, sul bracket della scheda video. E ovviamente tutti avrete sicuramente visto questo meme su Instagram, a me fa morire tutto. Le GPU rendono tutti felice, ignora la PS5. Va bene, molto molto divertente. All'internet quando si mette a giocare su queste cose è decisamente geniale. Abbiamo poi la Galaxy 4090 Hall of Fame che batte ben 20 record mondiali, inclusi 3D Mark, Unigine Superposition e Kazilla. Praticamente questi qui sono i risultati, non me li metterò a leggere tutti, voi potete tranquillamente fermare il video e potete anche dare una spulciata a questi risultati. Già le 4090 Founders sono delle ottime custom. Quando andate praticamente a mettere delle fasi di alimentazione ad hoc, un sistema di raffreddamento ad hoc, ottenete questi punteggi mostruosi. Questi punteggi mostruosi, come abbiamo detto prima, servono non tanto a avere delle prestazioni in più quando si fanno determinate cose, servono soltanto a darvi quello slight edge al di sopra della competizione, quindi al di sopra del 90% delle persone che utilizzano quella scheda video. Però fondamentalmente ai fini pratici è veramente uno strazio e molto complicato, mamma mia questa raffredda dell'azoto liquido, molto complicato e soprattutto dispendioso a livello di corrente e di... No, a livello di riscaldamento no, perché alla fine una scheda video spinta così ti riscalda tutta la casa. Però guardate praticamente che accrocchio si deve fare per dissipare con l'azoto liquido una 4090. Però complimenti, Galax non si smentisce mai quando si tratta di dare prestazioni estreme con le proprie schede video. Oltretutto potrebbe arrivare una 4090 un pochettino più economica delle altre, perché Yeston è una marca cinese, se non ho capito male, che io non ho mai sentito prima. Sì, a Chinese Brand, sì, un brand cinese conosciuto per delle schede video molto molto colorate, sta per lanciare la sua prima RTX 4000. Sinceramente parlando, questa qui è la Yeston RTX 4090. Ha un pochettino tutte le specifiche delle 4090. Design molto carino, personalmente parlando mi piace. Mi ricorda dei tubi. Non so se mi seguite un attimo. Ah, questi sono tubi, infatti. Non credo che siano dei veri heatpipe. Se fossero degli heatpipe così sarebbero un bel design. Sincero, credo siano solo delle decorazioni questi tubi qui. Però mi piace come scheda. La vedo abbastanza sobria. Peccato che non ci sia una foto del PCB. Ma ad ogni modo dovrebbe costare $2,105, che fondamentalmente è... Se la scheda è una scheda video come si deve, cioè con fasi di alimentazione fatte apposta e con sistema di dissipazione fatto apposta, non è un prezzo così elevatissimo per essere una 4090. Quindi, se vogliamo tirare le somme, questa è la settimana dell'RTX 4080. Se volessi, non lo so, spendere un pensiero per tutta questa generazione di
di schede video sono mostruose, sono delle bestie, sono fantastiche. Il problema è poi il costo, perché io capisco che il PC gaming o l'utilizzare un PC a livello alto, quindi a livello di content creation, a livello di gaming competitivo, è per pochi, non è un prodotto essenziale, questo è un bene di lusso se vogliamo essere un pochettino più precisi. Però non lo so, a sto giro penso che ci sia stata effettivamente troppa speculazione per quanto riguarda i prezzi. Ci sia stato in effetti una grande dimostrazione da parte di AMD che evidentemente i prodotti buoni si possono fare con dei costi ridotti, perché se effettivamente, come ho detto prima, una 7900 XTX ti viene a costare la metà di una 4090 e più o meno come prestazioni, tranne in ray tracing, siamo lì, significa che probabilmente Nvidia ci ha marciato un pochettino su e ha detto: ah, tanto ve le comprate lo stesso, quindi vi pompo i prezzi. Ad ogni modo, ragazzi, questo qui era il riassunto delle news che sono più recenti. Un altro video non so quando uscirà, però dato che praticamente questa è stata una chiacchierata di quanto? 18 minuti di registrazione circa. Si può rifare un'altra volta, sinceramente, fare un video così e averlo già sul PC pronto per essere editato è molto più comodo secondo per me rispetto a come facevo prima, però ovviamente video più particolari usciranno. Detto ciò, io ovviamente vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sul punto di G. Grazie mille a chi guarderà il video, grazie mille a chi non mi ha effettivamente mandato a quel paese la settimana scorsa perché non sono usciti assolutamente contenuti, e vi lascio con un messaggio estremamente poetico: Madonna, se vi acchiappo vi pizzico le guanciotte. Grazie mille ancora per aver seguito il video e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao belli. Ciao. Mega 53550.